Innanzitutto, come si chiama la vostra cooperativa e di cosa vi occupate? E poi quando è nata l'idea di partecipare a Coop Startup? La nostra cooperativa si chiama UTM, Urban Trees Management, e ci occupiamo sostanzialmente della gestione dell'albero urbano, che va sia dall'impianto di nuovi boschi sperimentali urbani, fino alla manutenzione, quindi la potatura e la valutazione della stabilità. E infine ci occupiamo anche della formazione degli operatori che vanno ad occuparsi della manutenzione del verde. E, diciamo, l'idea è nata già prima, non siamo mai stati in forma associata, lavoravamo singolarmente e sapevamo che, diciamo, una forma societaria sarebbe stata un valore aggiunto. E, come è uscito il bando per la Coop Startup, abbiamo pensato che fosse stata l'idea giusta, insomma. Un'altra domanda che vi faccio: perché avete scelto la forma cooperativa per avviare una startup e non magari un altro tipo di impresa? Perché ritenevamo che era probabilmente la forma migliore per unire le nostre competenze e anche a livello legale ci siamo trovati adeguatamente bene per gestire la nostra cooperativa con questa forma. Soprattutto ci dà modo di far collaborare più professionalità insieme e potersi anche ampliare a seconda delle esigenze e per tutti i tipi di lavori anche più specifici dove noi magari siamo più carenti e possiamo avere, diciamo, la forza di altri professionisti insieme con noi. In cosa pensate possa aiutarvi soprattutto a essere inseriti all'interno di un progetto come Coop Startup? Questa è una bella domanda. Sicuramente è una grandissima vetrina perché è una vetrina molto importante, Lega Coop e Unicoop Tirreno. Sicuramente saremo in grado, siamo stati già supportati dall'inizio con la formazione post bando e questo ci ha dato le basi per creare la nostra cooperativa come business plan, come a livello legale e sicuramente sappiamo che ci porteranno avanti, ci aiuteranno sia nella costituzione che nella costruzione vera e propria della cooperativa. Ovviamente, quando uno pensa di avviare un'attività di impresa ci sono tante difficoltà. Quali sono state, diciamo, le principali difficoltà che avete incontrato al momento, diciamo, dell'apertura della startup? Diciamo che inizialmente approcciarsi con business plan, business model canvas, a indagini di mercato, a chi ha la prima esperienza come noi è stato un po' complicato. Diciamo però, piano piano, studiandoci sopra, internet, poi con l'aiuto di Lega Coop, abbiamo sbrogliato un po' tutta la matassa e siamo arrivati diciamo, a capo della situazione. Se potesse dare un consiglio a un ragazzo che vuole aprire una startup, che tipo di consiglio dareste? Io direi di crederci da subito, non farsi trasportare dall'entusiasmo, insomma, in maniera troppo eccessiva, però bisogna crederci, lavorare sodo e sicuramente i risultati arrivano. Ok, grazie.